Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni, rotondo dal percorso che quotidianamente i pellegrini fanno per portarsi verso il coro cosiddetto del Crocifisso delle Stimmate, dove Padre Pio ricevette le stimmate nel 1918, il 20 settembre. Ecco, qui oggi per raccontarvi la vita quotidiana di tanti figli spirituali di Padre Pio da Pietrelcina, come quella ad esempio di un sacerdote, Don Pasquale Cattaneo. Don Pasquale era stato da Padre Pio per confessarsi da lui. E Don Pasquale gli presentò a Padre Pio una sua grande difficoltà spirituale e chiedeva il suo aiuto, la sua intercessione, l'aiuto di Dio, affinché lui riuscisse ad andare oltre questo ostacolo. Padre Pio lo incoraggiò ad impegnarsi e soprattutto superare questo ostacolo. Proprio lo stesso giorno gli si presentò la stessa situazione per la quale lui doveva riuscire a superare questa sua grande difficoltà spirituale, e con l'aiuto di Dio e forse anche con l'aiuto e la paterna benedizione di Padre Pio riuscì a superarlo. L'indomani, la mattina presto, venne qui in convento e durante la Santa Messa incrociò lo sguardo di Padre Pio tra tanti. Padre Pio lo guardò e gli sorrise. Beh, nelle sue memorie Don Pasquale scrive: con quel sorriso Padre Pio mi ha fatto capire che lui voleva dirmi: hai visto? Di che cosa ti preoccupi? Così come ad esempio Mario Tentori, che sulle rassicurazioni confortanti che gli dava Padre Pio gli infondevano una certa serenità, ma lui era un tipo molto scrupoloso e alla vigilia della sua partenza qui a San Giovanni Rotondo fu assalito da una forte, violenta tentazione, ma con l'aiuto della preghiera, col pensiero che il giorno dopo doveva venire qui a San Giovanni Rotondo, riuscì a non cadere nel peccato. Però nel momento in cui si accostò al confessionale nella sacrestia antica da Padre Pio, subito volle mettere in chiaro le cose raccontandogli questa tentazione, ma Padre Pio non lo fece neanche continuare, dicendogli e sapendo che Mario era un tipo abbastanza scrupoloso, gli spiegò che la tentazione respinta non solo non è peccato, ma è occasione di merito.